Essendo consapevoli del fatto che l'ente provinciale non godrà da questo accorpamento di alcun risparmio economico-finanziario, essendo a conoscenza del fatto che l'ITEC Battisti ha un numero congruo di iscrizioni che gli consentono di conservare la propria autonomia scolastica anche per l'anno scolastico 2016-2017, condanniamo fermamente l'accorpamento dell'ITEC Battisti perché chiaramente dettato da ambigue scelte politiche che nulla hanno a che vedere con l'offerta formativa didattica e con il processo di crescita culturale, sociale e civile di noi studenti. In piena autonomia delle nostre prerogative di studenti, organizziamo questo sit-in per protestare contro l'accorpamento e affinché gli enti pubblici locali e regionali coinvolti in questa vicenda rivedano le proprie scelte per il bene degli studenti, della scuola, della città di Fano e del territorio provinciale. Chiediamo alla città di Fano e alle organizzazioni di categoria locali di sostenere concretamente subito, non l'accorpamento.